Dunque, ripartiamo da qui. Dove questa videata, questa parte di codice di fatto è simile, analogo allo scheletro del, non dico il 90%, ma quasi degli esercizi o dei programmi che dobbiamo lavorare sui file, no? In cui, dando per scontato che il file sia stato aperto correttamente, dando per scontato che i parametri sulla linea di comando siano stati, ove presenti, siano stati correttamente decodificati, poi il nucleo si risolve spesso in leggere un file e noi ci troviamo spesso comodi a leggere un file una riga alla volta, soprattutto quando questo file contiene dei campi strutturati, delle righe strutturate. E è un lavoro di squadra dove la squadra è fatta da fgets, che fa il lavoro sporco sul file, cioè legge i dati effettivamente e controlla l'end of file, in squadra con la sscanf, che fa il lavoro sporco sulla riga, cioè va a separare i campi, convertire i valori, controllare lunghezze, eccetera, eccetera. La coppiata di queste due funzioni di solito ci dà una soluzione abbastanza efficace e rapida per estrarre tutti i dati che ci servono. Dopodiché questi dati li possiamo usare subito, elaborare, oppure parcheggiare, memorizzare, come abbiamo fatto qua, in una serie di vettori paralleli, e poi penseremo dopo ad analizzarli. Esempio, determina stampa i prodotti esauriti, è banale perché basterà andare a cercare in tutto il vettore, tra tutti i prodotti che vanno da 0 a NP, vado a controllare se c'è qualche prodotto la cui quantità è 0, se c'è qualche prodotto la cui quantità è 0, allora stampo, ne stampo il nome. Stampo i nomi dei prodotti la cui quantità è 0 e qui si vede perché li ho chiamati vettori paralleli, perché in realtà sono due vettori separati, uno ha la quantità e l'altro i nomi, ma gli indici corrispondono, quindi quando la quantità di 7 è uguale a 0, qual è il prodotto che ha quantità 0? Beh, quello il cui nome è nome di 7, l'indice è sempre uguale. Lo so io solo, programmatore, il compilatore non lo sa che quei due vettori sono legati da questo legame strano, perché posizioni di ugual numero contengono dati che sono tra di loro relazionati. E anche il prodotto più abbondante è facile, no? Perché io basta che ipotizzi una determinata posizione iniziale del massimo, dopodiché vado a cercare in tutte le altre posizioni, no, non 1, 0, scusate, e controllo che se per caso la quantità della posizione iesima fosse maggiore della quantità della posizione in cui avevo ipotizzato il massimo, allora postmax uguale i. E alla fine stamperò che il prodotto abbondante sarà per 100S nome di postmax. Quindi una semplicissima ricerca di massimo nel vettore quantità, di cui mi interessa non il valore del massimo, ma la posizione, per quello che ho giocato su quella variabile, posizione del massimo. E una volta che ho la posizione del massimo del vettore quantità, quella posizione mi indica anche qual è il nome del prodotto, nome di postmax. Ma queste due fasi, al punto in cui siamo nel corso, dovrebbero costare anche a voi 30 secondi, massimo 40, no? Per buttare giù queste quattro righe di codice.
sono 3 mesi che facciamo calcoli di massimo, quindi l'applichiamo chiaramente a dei dati che hanno una storia alle loro spalle complicata, ma alla fine è sempre una scansione di un vettore. Questo qua, vabbè, non voglio perdere tempo in pignolerie, questo qua funziona solamente se NP è maggiore o uguale a 1. Se NP fosse uguale a 0, questo qua sballa, perché mi stampa nome di 0 che in realtà non è inizializzato. Concedetemelo, non è il focus principale dell'esercizio, basterebbe mettere un if con un messaggio d'errore, ma postmax magari invece va definito. E mi dice, prodotti esauriti, beh qui ho dimenticato una capo qua in questo punto, adesso lo aggiungo subito, prodotti esauriti, bulloni, chiodi, prodotto abbondante, dadi, che era quello che ci aspettavamo, se non sbaglio, vista la composizione del nostro magazzino. Aggiungo solo la capo che mancava. Però il cuore dove sta? Il cuore sta nell'immaginarsi questo, che tutta quella pappardella di descrizione del magazzino, che era qua, tutta questa pappardella si mappa direttamente su queste strutture dati qui, su questi vettori, la variabile NP, la matrice, il vettore di interi, eccetera. Che è il modo in cui scegliamo, non è l'unico, no? Quello che ci è venuto in mente oggi, è il modo in cui scegliamo di memorizzare i dati del magazzino, che là sono descritti in modo abbastanza diverso perché fanno riferimento al file. Fatto questo, abbiamo un punto di riferimento concettuale su cui mappare le operazioni di lettura dal file, che devono andare a finire qui, e su cui mappare poi tutte le elaborazioni successive, il massimo, lo zero, eccetera, eccetera. No? Quindi, se vogliamo, il passo concettuale è lì. Di questo esercizio. Poi qui dentro ci abbiamo messo parecchie cose, no? In questo esercizio riassume sia un ripassino sugli argomenti sulla linea di comando, riassume l'apertura e la lettura del file, ci comincia a far diventare amici di questa doppietta fgetsscanf, introduce il concetto di vettori paralleli. Sono quasi tutti, diciamo così, poi concetti che ritornano in una decina di altre situazioni, altri esercizi. Qui per la prima volta, come vedete, la complessità di questi esercizi che cominciano a avvicinarsi a quelli dell'esame, perché cominciamo, che vi piaccia o no, avvicinarsi anche alla data dello stesso, non ci sono dei rompicapi in più. I singoli pezzettini sono cose già fatte, già viste. La difficoltà è nel riuscire a padroneggiare bene i singoli pezzettini. E questo sono mesi che lavoriamo su esercizi scemi, per quello. E mesi fa vi ho detto, non prendeteli sotto gamba, sono scemi, ma poi dopo sono le componenti essenziali dei programmi completi. La difficoltà sta invece nel riuscire ad astrarsi un pochino, mettersi un pochino indietro e vedere come si compongono queste parti. No, il problema non può più essere a questo punto del corso, oh cavolo come si fa a calcolare il massimo. Ok? Va bene. Allora, questo esercizio qui, dicevo, è il prototipo degli esercizi facili sui file. Io però lo voglio sfruttare anche per un altro scopo, che è quello che ci occuperà la restanti tre quarti d'ora di questa sera. Vi ho appena presentato i vettori paralleli, li abbiamo appena conosciuti, abbiamo appena visto che sono comodi perché ti permette di separare i vari pezzi di informazione, qui ce ne sono solo due, nome e quantità, immaginate quando ce ne sono molti. Ogni vettore c'è il suo pezzo. Però a volte può essere scomodo, no? Perché magari ho un dato strutturato, complicato. Nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, età, colore dei capelli, non so, ma per descrivere una persona,
E a questo punto mi dovrei portare dietro 10-12 vettori dello stesso tipo, ognuno ha un pezzo di informazione. Pensate di dover definire una funzione a cui passo questi parametri, le informazioni sulla persona. Questa funzione dovrà avere 12 parametri. Tante volte, quello sto cercando di dire, ci sono degli oggetti che vogliamo rappresentare nei nostri programmi, la cui descrizione è fatta di tante attributi, tante sfaccettature. Ma anche solo, se pensiamo ai problemi di geometria, abbiamo dei punti che hanno le coordinate x, y, z, o x, y, z, t. Allora un punto ha in realtà 3-4 numeri reali che lo rappresentano. Allora se li trattiamo come variabili separate, sì, dobbiamo sempre portarci dietro una manciata di variabili, poi rischiamo, no, di confonderci, dimenticarne sempre una. Per questo tutti i linguaggi di programmazione hanno la possibilità di definire dei tipi di dato nuovi ottenuti aggregando tra di loro, affiancando tra di loro dei tipi di dato più semplici. E nel linguaggio C questi tipi di dati prendono il nome di strutture e sono introdotti da una parola chiave che si chiama struct o struct, se la volete pronunciare pseudo all'inglese, che è la parte iniziale della parola structure, struttura. Cos'è una struttura? Una struttura è un nuovo tipo di dato che definisco elencandole una serie di campi di cui è composta. Nel nostro caso avremo una struttura magazzino che è composta di due campi, un nome e una quantità. O meglio, non una struttura magazzino, la chiamerei struttura prodotto. Un singolo prodotto è fatto da due campi, un nome e una quantità. Poi il magazzino che cos'è? Un vettore di prodotti. Che differenza c'è tra una struttura e un vettore? Perché anche un vettore è un'aggregazione di tante variabili. Beh, la differenza, ci sono due differenze. La prima è che una struttura può avere dei campi di tipi diversi. Il nome e la quantità sono uno una stringa e l'altro un intero. Un vettore non può, un vettore deve avere campi, o meglio, si chiamavano celle, tutte dello stesso tipo. L'altra differenza è che in un vettore le singole celle, i singoli elementi sono identificati per numero, in una struttura sono identificati per nome, gli diamo un nome, nome, quantità. Quindi qui c'è un esempio grafico, no, di che cosa intendiamo. Una struttura è un pacchetto, no, un dato che impacchetta, incolla tra di loro, in questo caso, quattro campi. Una struttura studente che incolla quattro campi, un cognome, un nome, una matricola e la media degli età. Dove cognome e nome sono delle stringhe, sono dei vettori di caratteri, entrambi, la matricola è un intero e la media è un numero reale, quindi sono stati colorati in modo diverso per ricordarci che sono di tipi diversi. Questi quattro valori nel loro insieme sono chiamati studente. Una struttura che definisce quattro campi di tre tipi diversi. Ogni campo, non si chiamano 0, 1, 2, 3 questi campi, si chiamano cognome, nome, matricola e media. Quindi sono identificati non dalla loro posizione, bensì dal loro nome e ovviamente dal loro tipo, che può essere diverso. Dal punto di vista della sintassi, come si fa a definire una nuova struttura? Beh, è abbastanza semplice. Struct. Nome che vogliamo dare alla struttura, complex perché qui stiamo definendo i numeri complessi, studente nella struttura di prima, prodotto nel nostro esercizio, aperta graffa, quindi struct, nome della struttura, nome che vogliamo dare alla struttura, aperta graffa, elenco dei campi, e ciascun campo si dichiara come se fosse una variabile, tipo nome, chiusa graffa, punto e virgola. Qui manca un punto virgola. A questo punto, dopo che abbiamo scritto questo, abbiamo insegnato al compilatore un nuovo tipo di dato. Guarda che, caro compilatore, tu conosci char, conosci int, conosci double, e adesso conosci anche struct complex. E quindi se io ti chiedo di creare delle variabili, non più int, ma struct complex,
le puoi creare normalmente. Quindi struct complex da questo momento in avanti è un nuovo nome di tipo di dato che può essere usato normalmente nel linguaggio per passarlo alle funzioni, per definire delle variabili, per creare dei vettori. È come un int. Qua ci sono altri due esempi, qui la struttura complessa, un'altra struttura di identità di una persona che ci suggerisce che i campi di una struttura possono essere a loro volta dei tipi di dato complessi, in questo caso dei vettori. Vuol dire che una singola struttura sarà un bel pacco di 30 più 30 più 15 più 4 più 1 byte. I primi 30 byte sono una stringa che contiene il nome, gli altri 30 byte sono una stringa che contiene il cognome di massimo 29 caratteri, 15 per il codice fiscale, 4 byte per l'altezza e 2, 1 per lo stato civile, per un singolo carattere. Questo pacchetto qui va tutto insieme e possiamo definire delle variabili, a loro volta dei vettori, di tipo struct identity. E poi come li uso? Beh, per usarli, finché si tratta di dichiarare una variabile, passare una funzione, definire dei vettori, lo uso come tipo di dato così. Ma quando poi devo metterci dei valori dentro, lavorarci, devo andare ad accedere ai singoli campi. Allora, quindi come per un vettore, prende il lavoro vero lo facevo sulle singole celle, vet di 0, vet di 1, vet di 2, qui il lavoro vero, i numeri, i valori, li metto sui singoli campi. Come faccio ad accedere a un campo di una struttura, o meglio, come faccio ad accedere a un campo di una variabile di tipo struttura, perché la struttura è una cosa astratta in sé, non ha un valore, sono le variabili che hanno i valori. Allora, ogni variabile che è dichiarata di tipo struttura ha i campi dichiarati nella struttura che sono accessibili mediante questa sintassi con il punto. Nome della variabile, punto, nome del campo. Questa è una variabile double, un valore double memorizzato all'interno nel campo reale della variabile num1 di tipo complesso. Allora, noi pensiamo al nostro esercizio, che adesso rifacciamo con questa modalità. Noi abbiamo un prodotto che può essere descritto da una struttura prodotto che ha due campi, nome e quantità, che vengono tenuti insieme. Ecco, poi c'è una semplificazione sintattica che vi racconto, perché purtroppo, per come è stato inventato il linguaggio C, quando dichiaro una struttura, tutte le volte che voglio riusare quella struttura devo ogni volta usare sempre la parola chiave struct. Il suo nome non è complex, è struct complex. E ripetere questo struct 200 volte in un programma dopo un po' è antipatico. Però è stato definito così, è stato inventato così. Il C++ è già diverso, definisce già direttamente il nome. Quindi struct lo posso omettere. In C no, ma allora si può usare un'altra direttiva del compilatore che si chiama typedef, che di fatto è inutile, nel senso che non aggiunge nulla al programma, ma semplicemente dà un nome nuovo a un tipo che già esiste. Cioè, noi abbiamo una struttura che si chiama struct complex. C'è troppo lungo scriverlo perché siamo pigri, allora prendiamo questo tipo struct complex e gli diamo un nome nuovo, compl. O di solito complex, cioè di solito si dà come nome nuovo lo stesso nome della struct. Allora, in questa istruzione stiamo facendo due cose, stiamo definendo una nuova struttura complex, stiamo definendo di quali campi è composta e stiamo dicendo che compl, grazie al typedef che sta davanti, che compl è un sinonimo di struct complex. Quindi da questo momento in avanti possiamo usare semplicemente compl anziché scrivere ogni volta struct complex per soddisfare la nostra pigrizia. Niente di più, solamente un modo per dare un nome. Allora, prima di addentrarci nelle operazioni sulle funzioni e le strutture, proviamo a capire come questo si applicherebbe al nostro esercizio.
Il problema era che qui avevamo appunto questi due vettori paralleli, finché sono due va bene, ma proviamo appunto a fare uno sforzo di immaginazione e vederne 10 paralleli. E ogni volta, no, devo... Quando poi questi vettori in realtà rappresentano le singole fette di questi vettori, una posizione 17 di tutti questi vettori, rappresentano i vari pezzettini di informazione relativi allo stesso prodotto, alla stessa persona, allo stesso, no, alla stessa entità. Noi lo vogliamo mettere insieme. Allora, per farlo fatemi fare una versione diversa di questo progetto, perché così non le mescoliamo, perché questo poverino funziona benissimo, ma non è un problema. Però lo usiamo come spunto per un progetto che chiamo magazzino struct, e lo usiamo come spunto per familiarizzarci con le strutture. Quindi io prendo questo main, lo clono dall'altra parte e cominciamo a modificarlo. Chiudo quello vecchio, se no sono sicuro che poi tra un secondo mi incasino. Ah, qui l'ho semplicemente copiato in un progetto nuovo. Allora, quello che vorrei fare è ragionare in termini di strutture su questo programma. Riprendere il ragionamento che abbiamo fatto un'ora fa, cioè quando ci siamo sforzati di immaginare come memorizzare i dati provenienti da file. Adesso che abbiamo capito che esiste una cosa che si chiama struttura, vediamo di utilizzarla qui, che è più naturale, no? Allora, in questo caso dichiariamo che esiste, il nostro programma dovrà lavorare con dei dati strutturati di tipo prodotto. Lo dichiaro qua. Un prodotto che cos'è? È un prodotto, è un insieme, un'aggregazione, l'unione di due informazioni, che sono il nome, che è una stringa di una certa lunghezza massima, e una quantità. Ops. Quindi ogni volta che parlerò di prodotto o di struttura prodotto, sto intendendo una variabile che ha questi due campi al suo interno, contiene questi due valori. Poi, come sempre, per pigrizia definiamo una scorciatoia . Non sono diventato balbuziente, non ho scritto prodotto due volte. Ho detto, crea un nuovo nome per il tipo struct prodotto e questo nuovo nome è prodotto. Quindi sto definendo questo qui, scusate, questo secondo prodotto, come sinonimo di questo tipo di dato nuovo. La vera creazione del tipo di dato è qua, è la definizione della struttura. Questo typedef è solamente un po' di, si dice, zucchero sintattico, no? Addolcisce un pochino la sintassi nel seguito. Poi lo potete vedere scritto così, oppure scritto come era nelle slide, in cui la definizione della struttura e il typedef erano compenetrate l'una nell'altra, ma io preferisco vederlo così, per più leggibile, ma è indifferente, assolutamente equivalente. Quindi, il mio programma potrò dire che il mio magazzino gestisce una certa quantità NP di che cosa? Di prodotti. Prodotto, magazzino di, come era, max prod era il 1000, no? Sì. Cosa ho definito qua sulla riga 23? Ho definito un vettore di 1000 elementi. Questo vettore si chiama magazzino, magazzino è il nome del vettore, uno solo vettore, non ce ne sono più due. E questo vettore però a sua volta non è un vettore di interi o di caratteri, è un vettore di tipo strutturato, di tipo prodotto. Contiene ogni cella di questo vettore, magazzino di 0, magazzino di 1, magazzino di 2, contiene al suo interno un prodotto. Cos'è un prodotto? Beh, vado a vedere la struttura, come è definito. Ma questo è anche comodo,
Perché se un domani dovessimo scoprire che del prodotto mi serve anche, che ne so, il numero di serie, basta andare su nella struttura, aggiungere un campo e tutte le variabili che vengono definite avranno automaticamente questo campo in più, anziché dover definire ogni volta variabili e vettori in più in tutti i punti del programma in cui si usa il prodotto. L'altra cosa da notare è che questa definizione l'ho scritta fuori dal main. Potrei scriverla sia dentro che fuori. Il fatto di scriverla fuori permette eventualmente a delle funzioni di usare questo tipo di dato. Se io definissi la funzione, il type def, dentro le graffe del main, quel tipo di dato sarebbe visibile solamente dal main e non dalle funzioni. Le funzioni non potrebbero dichiarare delle variabili di tipo prodotto perché non lo vedono, no? Non è nel loro contesto. Se lo dichiaro fuori dal main è visibile a tutto il programma, che è normalmente ciò che vogliamo, perché magari anche variabili di tipo prodotto le vorremmo passare come parametro alle funzioni o ricevere come risultato delle funzioni. Ma sulle funzioni ne parliamo la settimana prossima. Quindi riusciamo a ragionare, a usare, perlomeno, a scrivere il programma in un modo un pochino più vicino, un pochino più astratto, un pochino più vicino a come ragioniamo. Il magazzino è un insieme, un vettore, di prodotti. Cos'è un prodotto? Te lo dico a parte. Non devo per forza scendere di livello, fare tanti vettori indipendenti. Dopodiché, dal punto di vista del resto del programma, vabbè, qui sono solamente l'apertura del file, non c'era nulla, il lavoro vero era qui, no? Allora, nome e quantità, togliamola, questa scanf va a estrarre il nome e la quantità. Allora, il nome che cos'è? È un campo del prodotto. In questo caso stiamo leggendo il prodotto numero NP. Quindi il nome lo vado a memorizzare dentro il magazzino, posizione NP. Campo nome. Non ho un vettore per i nomi a sé stante, ho un vettore per i prodotti. Quindi vado a selezionare il prodotto numero 10, l'NP, e di questo prodotto vado a prendere il campo nome. Questo campo nome, che è un vettore, di fatto è il puntatore, è il primo carattere, viene passato all'sscanf per leggere il dato. E la quantità sarà magazzino di NP punto quantità. E commerciale, perché questo essendo un numero intero ne devo estrarre il puntatore. Quell'altro era un vettore, quindi non era già esso stesso il puntatore. Quindi non abbiamo più vettori sparsi, che non sappiamo bene se sono dipendenti, collegati o indipendenti, è solo il programmatore che deve ricordarselo. È il programma che esplicitamente ha un vettore magazzino che contiene dentro tutte le informazioni del caso. E ovviamente anche qua quantità di NP non sarà quantità di NP, ma sarà magazzino di NP punto quantità. E tutto il resto del programma lavora in questo modo. Voglio stampare il contenuto del magazzino, non c'ho più nome di e quantità di, ma avrò magazzino di punto nome e magazzino di punto quantità. Sembra che scriviamo di più, ma perché il magazzino ho scelto una parola lunga. Prodotti esauriti, idem, quantità di non c'è più, ma è magazzino di punto quantità. E qui sarà magazzino di punto nome. E anche qua magazzino di punto quantità maggiore di magazzino di postmax, perdon, punto quantità. E qui magazzino di postmax, punto nome. Quindi c'è un parallelismo
un'analogia molto forte ovviamente tra tanti vettori paralleli usati bene con attenzione e un vettore di strutture. Proviamo a compilare per essere sicuri che funzioni anche lui. Sono solo copiato il file mag.txt perché non ce l'avevo. Si comporta nello stesso identico modo. Ciò che è diverso è il modo di vedere le strutture dati. Nel senso che con le struct noi in pratica, io me lo memorizzo così, praticamente in modo diverso. Nella versione precedente no, avevamo i vettori, due vettori indipendenti che usavamo in modo coordinato, li avevo chiamati paralleli. Per cui avevo il vettore nome, e un vettore quantità. Di varie celle, poi il vettore nome in realtà lo chiamo vettore ma era una matrice perché i suoi elementi erano a sua volta vettore di carattere. E noi facevamo attenzione che per una determinata posizione I di andare a usare sempre le celle parallele, quindi io mi immaginavo così questi vettori sono due, potevano anche essere di più, a seconda della complessità dei dati da rappresentare, ma vengono sempre usati in modo coordinato. Usando le strutture invece ho un pacchettino di dati che contiene dentro il nome e la quantità, il nome a sua volta una stringa, la quantità un intero, ma questo nel suo complesso lo chiamo prodotto. Sto esplicitando cose che prima erano solo nella mia mente, e quindi sto esplicitando proprio a livello di costrutti del linguaggio, di come sono fatte le variabili del linguaggio. E quindi il mio magazzino a questo punto diventa un unico vettore in cui ciascun dato in realtà è di questo tipo. A sua volta dentro sarà fatto di no, un carattere e un intero, un vettore di carattere e un intero. Ma questo mi interessa non vedere solamente quando vado a lavorare sul singolo dato, ma complessivamente il magazzino è un insieme di prodotti. Se ci fate caso, nel programma precedente il concetto di magazzino, il concetto di prodotto non c'erano, non siamo riusciti a farli emergere, non c'era da nessuna parte, era solamente in mente nostra che un prodotto è un insieme di dati pescati dalle posizioni corrispondenti di questi vettori paralleli, perché se ci fossero 50 vettori nel programma magari bisogna sapere quali sono quei 5 che sono correlati tra di loro. E il concetto di magazzino è l'insieme delle informazioni di questo insieme di vettori. Tutta conoscenza che sì, noi avevamo, il programmatore aveva, ma nel codice non compariva per nulla. Invece adesso stiamo cercando di farla comparire. E questo semplifica anche, ad esempio, l'utilizzo che se ne fa nelle funzioni.
No, questo, a questo punto questo prodotto è un tipo di dato che posso usare, passare alle funzioni e quindi fare anche semplificare notevolmente. Immaginate di voler fare, perché qui stiamo molto leggeri col controllo dei dati, no? Però immaginate di voler fare dei controlli molto più precisi sui dati, ad esempio che non compaia due volte lo stesso nome di prodotto, o che i nomi di prodotto non contengano dei caratteri che non volete, insomma di fatto una serie di controlli più approfonditi sui dati letti. Allora, a me verrebbe tanta voglia di racchiudere l'analisi dei dati in una funzione, a parte, no? Anziché vederla qui dentro il ciclo while, perché poi se all'interno ho degli altri cicli che fanno le ricerche, che fanno i controlli, dopo un po' non si capisce più nulla. Allora, io potrei benissimo pensare di non scrivere qua questo codice, ma di scrivere semplicemente, ad esempio, leggi da una riga il prodotto magazzino DNP e se tutto va bene incrementa NP. Cioè posso definirmi una riga, chiamiamola leggi prodotto questa funzione, se non leggi non vuol dire nulla, che riceve in ingresso una riga, cioè la stringa di testo, riceve in ingresso un puntatore a una struttura, passata by reference ovviamente perché ci devo scrivere dentro, a quale struttura? Beh, una certa posizione del magazzino, e mi restituisce vero o falso, no, a seconda che il controllo dei dati sia andato a buon fine o no. Se è andato a buon fine, la funzione stessa ha memorizzato il dato dentro la posizione opportuna del magazzino e allora io devo solamente più incrementare l'indice NP. E questa come la posso definire? Perché? Perché a questo punto che questo magazzino abbia un campo 2, 5 o 7, a questo punto non compare proprio più da nessuna parte, compare solo più dentro la funzione leggi prodotto. E quindi stiamo riuscendo a isolare, no, le parti del programma che potrebbero variare in futuro, e quindi questo ci dà un vantaggio nel poterle modificare o comunque separare. Quindi se io tolgo questo, lo commento, tutta questa funzione diventa molto più semplice e scarica la parte rognosa sulla funzione leggi prodotto. E come sarà fatta questa funzione leggi prodotto? È una funzione che ritornerà un valore intero, che mi deve dire se il prodotto è stato letto correttamente oppure avrà degli errori. E riceverà come parametro una stringa, che è una riga del file, e un altro valore che è un puntatore a un prodotto. No? E che cosa fa questa funzione? Analizza la stringa riga estraendo le informazioni sul prodotto e controllandole. Se la stringa è nel formato corretto, i dati vengono scritti nel prodotto quale? Asterisco P, la variabile di tipo prodotto che ti sto passando asterisco, by reference, perché voglio che tu me la modifichi, e la funzione ritorna 1, restituisce il valore 1. Se i dati non sono corretti, la funzione restituisce 0.
Se non ce l'avessimo come struttura, dovremmo fare una funzione, potremmo fare lo stesso una funzione del genere, però dovremmo avere una funzione che come primo parametro ha la riga, ovviamente, il secondo ha una stringa che è il nome, che verrebbe passato come nome di i, il terzo sarebbe un puntatore a un intero, che sarebbe la quantità. Avrebbe tanti parametri, uno per ogni campo, li dovrei portare avanti tutti separati. Invece così li concentro molto di più. Leggi prodotto, la implemento, possiamo già immaginare com'è. Di fatto il suo lavoro sarà quello di fare un sscanf. Dove posso a questo punto, visto che ho più spazio, sono una funzione per me, posso anche essere un tantino più prudente. Nell'scanf non vado a leggere direttamente dentro il vettore magazzino, ma magari me lo leggo in una variabile, in un prodotto temporaneo, così poi con calma faccio tutte le analisi che voglio, e se tutto va bene, allora poi potrò copiare il prodotto che ho memorizzato nella variabile temporanea nel prodotto vero, quello che mi è stato passato come parametro, in cui controllerò a questo punto se r uguale 2 e la quantità è maggiore o uguale a 0. Beh, qui immaginiamoci tanti altri controlli in più, perché altrimenti non varrebbe la pena fare questa modifica che abbiamo fatto. Se tutto va bene, allora posso ritornare il prodotto, quindi temp.nome va copiato dove? Va copiato in p.nome, in realtà in asterisco p.nome, bisogna scriverlo con le parentesi, perché per motivi strani il punto ha una proprietà, è una priorità di esecuzione maggiore dell'asterisco. Quindi se lo scrivessi senza queste parentesi tonde, lui cercherebbe di fare p.nome e dice no, non posso, perché p non è una struttura, è un puntatore. Quindi devo fare asterisco p, p è un puntatore, asterisco p è la struttura, a questo asterisco p posso andare a prendere il campo nome. Dentro il quale devo, queste sono stringhe, quindi sono string copy, devo copiare dentro p.nome il temp.nome. E poi invece la stessa cosa per la quantità, però questo è più facile perché è un intero. Copio dentro i campi della struttura, quale struttura? Asterisco P, i valori dei campi che sono presenti nei campi della struttura temporanea che ho usato come, diciamo così, variabile di comodo nella lettura. E poi posso dire che è andato tutto bene, altrimenti ritorno 0, il che è carino perché quando c'è qualcosa che va male non vado a sporcare il vettore del main, lo modifico solamente se sono sicuro che i dati sono corretti. Ma questo era solo un esempio per illustrare come il fatto di raggruppare tutti i singoli campi di un dato in una struttura ti permette anche di avere il lavoro, qui lo fai ugualmente, ma hai semplificato di molto la struttura del main, dove in realtà è dove ci sono la maggior parte delle difficoltà di solito. Queste strutture, vedete, non sono una cosa particolarmente complessa, no, concettualmente difficile, sono uno strumento operativo in più, sintattico, che potete usare se la volete. Nel senso che a parte gli esercizi che diamo in laboratorio, che sono mirati chiaramente a esercitarsi sui singoli argomenti,
ma all'esame non ci sarà mai scritto create delle strutture o create dei vettori. Sta a voi scegliere la modalità che vi è più comoda e vi è più congeniale. L'ultima nota, ma ve lo dico en passant perché in realtà non è molto importante in questo corso, ma per chi prosegue lo vedrà molto di più, in realtà questa sintassi qui, visto che è poi molto frequente quando uno deve lavorare con strutture dati dinamiche, c'è anche una scorciatoia, che è questa. No? C'è una sintassi freccia, fatta col meno e col maggiore, che va a prendere il campo di una struttura di cui è dato il puntatore alla struttura stessa. E quindi è un modo più breve per evitare di scrivere parentesi, asterisco, punto. Ma sono esattamente equivalenti, la stessa cosa. Solo la freccia è un modo più veloce per farlo. Chi fa il corso di algoritmi l'anno prossimo ne avrà la nausea di queste cose. L'altra informazione, di nuovo da 30 secondi, che può tornare utile, è che le strutture sono variabili trattate come variabili intere e double. Quindi rispetto alle funzioni, normalmente sono passate by value. E infatti per passare una struttura in modo modificabile ho dovuto passarne il puntatore, il riferimento. Ma questo è interessante perché ci dà un trucco per poter copiare in blocco dei dati. Passare una struttura by value vuol dire, by value vuol dire prendo il valore corrente e ne faccio una copia e passo la funzione e la copia. Però presente una struttura che ha 10 campi, alcuni dei quali sono vettori. Passare a by value vuol dire che il compilatore, quando voi chiamate la funzione, copia 200 byte. Li copia. Allora, questo ci può far comodo o no? Sicuramente rallenta. No? È una penalità di esecuzione, nel senso che io faccio una copia, se poi quella copia la funzione non la modificava, allora tanto vale fare la copia. È inutile non sprecare tempo a fare copia di dati quando poi non serve che siano distinti, siano separati. Finché passare un intero non è un problema. Quando comincio a passare una struttura. Però può servire quando vogliamo anche forzosamente fare delle copie. Ad esempio, ci sono due cose che si possono fare con le strutture e non si possono fare con i vettori. Una è questa. Proprio perché vengono trattate come variabili normali, quindi il loro comportamento è by value, sempre. Quelle due righe di sopra, in cui ho copiato la stringa e ho copiato l'intero, possono essere sostituite dalla riga sotto. Asterisco P uguale temp. A uguale B. Lasciamo perdere che sia l'asterisco, non mi importa. Posso usare l'uguale per copiare una struttura in un'altra, campo per campo. Il compilatore ovviamente prende un campo alla volta e li copia, ma lo fa lui, non lo devo fare io. Quindi, come se fossero variabili semplici. Cioè, il bello delle strutture è che vengono quasi sempre trattate, ci posso fare le stesse cose che ci potrei fare con le variabili semplici. Con due vettori non lo posso scrivere una cosa del genere. Non posso scrivere A uguale B se A e B sono vettori. Se B sono strutture, anche se sono strutture che all'interno contengono un vettore, lo posso fare. Quindi a volte vedi gente che prende un vettore e prende un vettore e lo incapsula in una struttura che ha un campo solo per poter fare queste cose qui di comodità. Così come, non in questa funzione ovviamente, potrei fare una cosa di questo genere addirittura. Avere funzioni che ritornano un'intera struttura. Che è un altro trucco per poter ritornare più di un dato al chiamante. Per ritornare più di un dato al chiamante abbiamo dovuto imparare a passare i parametri by reference per poter passare più variabili e me le modifichi tutte. Le strutture invece si possono ritornare in blocco e verranno ovviamente copiate dalla funzione verso il programma main.
che è un altro modo per aggirare la limitazione del C che ti permette di ritornare solamente un dato dalle funzioni. Ok, però se questo dato è un dato di tipo struttura, dentro può avere quanti campi voglio. Sono cose che, diciamo così, vi accenno per chi vuole approfondire un po' di più, ma nella programmazione normale, lo anticipo già che non sono molto, non sono essenziali, diciamo così, per il tipo di programmi che facciamo in questo corso. Mentre invece l'uso normale delle strutture può risultare spesso comodo. Una cosa che non potete fare invece, ecco, non voglio illudervi troppo, è confrontare. Potete copiare, ritornare, passare come parametro sempre by value, quindi ci pensa il compilatore a copiare tutti i campi, ma non potete ad esempio confrontarli, un uguale, un maggiore, o stamparle con un printf, perché in questo caso il compilatore non saprebbe proprio cosa fare, perché non so i campi che hai dentro come devono essere confrontati. Nel nostro caso è banale, uno è una stringa e l'altro è un intero, quindi il terminatore nullo lui non sa quando fa il confronto. Quando fa il confronto vede semplicemente un pacchetto di byte, non sa che la prima parte, no, è una stringa e la parte successiva è un intero. Quindi questo non si può fare. Tutto il resto invece sì. Ok, ma questi erano gli ultimi 10 minuti di, diciamo così, nozioni aggiuntive un po' avanzate sulle strutture per chi volesse essere più agile nell'utilizzarle. Dopodiché, come vi ho detto, sta a voi scegliere se usare questo strumento o no nei vari programmi. Io qua mi fermerei. Sul discorso delle strutture è abbastanza semplice, su quello del file vi invito a cercare di macinarlo perché effettivamente è un pochino più pesante.